benvenuti a questa nuova puntata di Mille e una Storia. L'argomento di oggi è un argomento che appassiona moltissimo perché è la letteratura fantasy, che è un genere di cui io confesso la mia quasi assoluta ignoranza. Però invece ci sono delle intere categorie di persone che sono dedicatissime a questa forma di lettura e anche di scrittura, perché so che ci sono anche dei circoli di scrittura in cui si realizzano delle vere e proprie fiction in forma fantasy. Il nostro ospite di oggi è il massimo esperto, direi, di letteratura e narrativa fantasy. Lo presentiamo subito, si chiama Umberto ed è un giovanissimo ragazzo che ha proprio questa grande passione per la letteratura fantasy. Ovviamente profondo conoscitore del principe della letteratura fantasy, che è Tolkien. Re. Il re, addirittura. L'abbiamo fatto salire di per di me grado. È il re. Bene. Ma Umberto non è soltanto un conoscitore di fantasy, ma è anche un autore di scrittura fantasy. Tant'è che, come mi fa piacere mostrarvi, ha pubblicato questo suo libro che si intitola Null 01, la storia di Downey. La storia di Downey, di cui adesso lui ci parlerà. E gli chiedo subito, prima di passare al corpo della trasmissione stessa, che cosa lo appassiona della letteratura fantasy e come mai? Intanto quanti anni hai? Intanto 22 dire? Anni. Quindi possiamo dire la tua età, perché è un'età veramente molto giovanile. Come nasce? Allora, il fantasy è intanto, per quanto mi riguarda, un posto sicuro. Nel senso, molte volte noi ci lamentiamo che la vita non va. Nel senso, magari alcune volte abbiamo dei pensieri, non abbiamo modi per sfagarci. C'è chi magari questo stress, chiamiamolo così, lo mette nello sport. Io ho deciso di metterlo nel fantasy. Per me, quando il fantasy rappresenta un mondo sempre in evoluzione. E la cosa bella è che questo mondo lo plasmiamo noi. Plasmando questo mondo creiamo nuovi mondi, creiamo nuove vite e creiamo altre relazioni. In questo mondo vengono poi messe quegli elementi che il grande maestro il Tolkien, re. Il mio guru, re, tutti gli appellativi di grande sensei che gli si possono attribuire. Il linguaggio di Umberto è da decriptare sì. Sensei è il maestro giapponese. I nostri telespettatori potrebbero non conoscere. Sensei è il maestro giapponese, colui che insegna all'alunno. Poi gli elementi che vengono aggiunti da Tolkien, da R.A. Salvatore, da Lovecraft, sono tutti autori conosciutissimi, e sono le razze, sono le situazioni, tutti almeno una volta nella vita, anche per sbaglio su Italia 1 abbiamo visto Il Signore degli Anelli. La pubblicità. Devo dirti che al di là di Tolkien, di cui poi parleremo, perché io punterò più sul tuo romanzo, mi piacerebbe capire un attimo meglio il concetto di posto sicuro. Cosa vuol dire? Per te la letteratura fantasy, o anche la tua scrittura fantasy, può rappresentare una sorta di non luogo nel quale tu magari ti puoi rifugiare? Non dico una realtà virtuale, ma una forma di fantasia protetta. Allora, l'immaginazione l'ho sempre portata, molte persone dicono, stai con i piedi per terra, io mi secco. Io mi annoio a stare con i piedi per terra, semplicemente perché abbiamo questa l'immaginazione, perché non la usiamo? È un'arma potentissima, permette di plasmare mondi, quello che solamente nella fede Dio può fare. Abbiamo l'opportunità di immaginare, ma non per forza fantasy, qualunque tipo di cosa. Come diceva Pascoli, il nido. Il nido è il posto sicuro dove tornare, dove l'uccellino che torna al nido, il padre che c'era questa analogia col padre di tornare al nido, benissimo. Per me il fantasy è anche il mio di nido quando si tratta di immaginare. La casa, il posto sicuro a cui facevo riferimento è il buco Hobbit, che tra un po' esploreremo. Entreremo nella sua caverna. Esatto, che viene chiamata caverna nel libro, ma nel film viene detto il buco Hobbit. Questo posto che comprende tutte le caratteristiche che fanno sentire a casa una persona. Io mi sento a casa quando immagino, io mi sento a casa quando cammino su quelle superfici
fantastiche, create da me, create da altri. È bello immaginare e vivere altre vite che poi comunque finiscono lì, nel senso non, devi, non bisogna sostituirla alla propria. Certamente no, però è anche vero che possono rappresentare una parte di te e c'è sempre qualcosa di noi quando scriviamo. Quindi il fantasy è una proiezione della realtà. Non solo quello, perché poi in realtà anche nei personaggi che noi creiamo, io ho letto un brano del tuo libro, sicuramente ci sarà qualcosa di tuo, della tua esperienza personale, persino in una piccola... in un piccolo personaggio, il più piccolo del sì, qualche allora qualcosa non svegliamo ancora. Non diciamo niente, ma qualcosa sì. Certamente qualcosa sì. E parliamo un po' allora di Tolkien, raccontiamo un po' chi è questo grandissimo scrittore, filologo, glottologo. Mi diceva prima in una chiacchierata amichevole Umberto che addirittura è stato l'inventore di ben 5 lingue. 5 se non più lingue, perché ci sono poi anche le lingue delle terre di mezzo che hanno superato il confine dell'antichità. Ci sono quelle lingue degli spiriti, quelle lingue dei nani, delle montagne che prima ancora delle ere abitavano le lande delle terre di mezzo, certo. Nelle prime, nella seconda e nella terza ere. Esistono lingue elfiche in base al luogo di nascita degli elfi, che si dividono in elfi alti, elfi... Tu mi dicevi che addirittura sono lingue leggermente più raffinate, più eleganti. Gli elfi sono la razza, una delle razze più importanti nei mondi di Tolkien, che appunto essi sono quasi immortali, dato che vivono più di 700 anni in confronto alle altre razze che toccano, come i nani, che ne toccano almeno 300. Ragazzini, insomma. Sono ragazzini, ma i nani nascono con la barba, nel senso a 12 anni hanno già la barba, le donne anche hanno la barba, infatti a volte si confondono nel riconoscerli dai. Però per tornare proprio sul livello della scrittura di Tolkien, addirittura tu mi dicevi che questa lingua degli elfi è caratterizzata dall'assenza totale di punteggiatura. In molte lingue degli elfi la punteggiatura, a meno che non sia un messaggio particolare scritto, per esempio nell'Hobbit, che viene recitata una poesia per accedere alla montagna. Sì, okay. Che si vede solamente alla luna di mezz'estate, viene usata la punteggiatura perché è appunto una poesia, ma nel parlato e nello scritto, tranne alcuni messaggi, c'è l'assenza di punteggiatura, perché è una lingua molto elegante e che molte volte racchiude più parole in una sola, quindi non è così lunga da possedere punteggiatura. È comunque una lingua antica che pensa Umberto, molti anni dopo Saramago utilizzerà lo stesso sistema di assenza di punteggiatura. Quindi esatto. Pensa come poi un filo unisce questi grandi scrittori. Perché ricordiamo che l'opera Lo Hobbit addirittura vede la luce nel 1937. Sì. E Tolkien comunque è classificato addirittura al sesto posto in una classifica fra i 50 più grandi scrittori inglesi dal 45 ai giorni nostri. Tutt'oggi escono ristampe dei suoi lavori. Che poi sono diventate naturalmente anche opere cinematografiche, come sappiamo. La prima è nata nel 78, La Compagnia dell'Anello, e poi a seguire le saghe del Signore degli Anelli, quelle dirette da Peter Jackson, di cui l'ultima, addirittura Il Ritorno del Re, riceve 11 Oscar. 11 Oscar, 11 sì. Oscar. Semplicemente... E 30 nomination, quindi forse il film, come dicevi tu, prima... più bello del mondo. Cioè, per me Il Signore degli Anelli è... rasenta la perfezione. Per gli estimatori del genere senz'altro sì, però certamente sì, non possiamo non riconoscere che Tolkien ha inventato uno stile e tutti gli altri poi lo hanno ovviamente seguito, ma insomma, ma basti pensare, come diciamo prima in quella chiacchierata amichevole, molti altri elementi, come per esempio Dungeons and Dragons, sì, che è un gioco di ruolo famosissimo, prende gli elementi tolkieniani, certo. Razze, elfi, nani, halfling, che sarebbero gli hobbit, come li chiama Tolkien, tutte le altre razze che derivano, poi ci sono i Genzai, che sarebbero elementari, ce ne sono c'è un di sacco, tutto e di più, un sì, sacco. Sì, sì, infatti dico, oltre a tutto il resto, ci sono proprio delle mappature all'interno dei libri, sì, proprio per rendersi conto di come è elaborato. Io ce l'ho appesa al muro in camera. Addirittura. Sì. Allora, vogliamo conoscere questo Hobbit? Sì. Leggiamo proprio l'incipit dell'Hobbit o La Riconquista del Tesoro. Sì. Quindi ci concentriamo ed entriamo in questa caverna. Tolkien inizia così. In una caverna sottoterra viveva un Hobbit. Non era una caverna brutta, sporca, umida, piena di resti di vermi e di trasudo fetido. E neanche una caverna arida, spoglia, sabbiosa, con dentro niente per sedersi o da mangiare. Era una caverna hobbit, cioè comodissima.
Aveva una porta perfettamente rotonda come un oblò, dipinta di verde, con un lucido pomello d'ottone proprio nel mezzo. La porta si apriva su un ingresso a forma di tubo, come un tunnel molto confortevole, senza fumo, con pareti foderate di legno e pavimento di piastrelle ricoperto di tappeti, fornito di sedie lucidati e di un gran numero di attaccapanni per cappelli e cappotti. L'hobbit amava molto ricevere visite. Il tunnel si snodava, inoltrandosi profondamente, anche se non in linea retta nel fianco della collina, o meglio, la collina, con la C maiuscola, come era chiamata da tutta la gente per molte miglia all'intorno. E molte porticine rotonde si aprivano su di esso, prima da una parte e poi dall'altra. Niente piani superiori per l'hobbit, le camere da letto, i bagni, le cantine, le dispense molto numerose, i guardaroba. C'erano camere intere destinate ai vestiti, era un amante dell'abbigliamento. Le cucine, le sale da pranzo, erano tutte sullo stesso piano, anzi sullo stesso corridoio. Le camere migliori erano tutte sul lato sinistro entrando, perché erano le sole ad avere finestre. Finestre rotonde, profondamente incassate, che davano sul giardino e sui campi dietro di esso, leggermente degradanti verso il fiume. Questo hobbit era un hobbit veramente benestante. E il suo nome era Baggins. I Baggins avevano vissuto nella zona intorno alla collina da tempi immemorabili e la gente li considerava molto rispettabili, non solo perché in generale erano molto ricchi, ma anche perché non avevano mai avuto nessuna avventura né fatto niente di imprevedibile. Si poteva presupporre l'opinione di un Baggins su un problema qualsiasi, senza che ci fosse bisogno di chiedergliela. Questa è la storia di come un Baggins ebbe un'avventura e si trovò a fare e dire cose del tutto imprevedibili. Adesso andiamo a capire che cos'è un hobbit. Ma che cos'è un hobbit? Credo che al giorno d'oggi gli hobbit abbiano bisogno di essere in qualche modo descritti, dal momento che sono diventati rari e timorosi della gente grossa, come ci chiamano. Sì. Noi siamo la gente grossa. Sono o erano gente piccola, alti all'incirca la metà di noi e più minuti dei nani barbuti. Gli hobbit non hanno barba. Del resto, poco o niente di magico c'è in loro, tranne il modo comunissimo con cui spariscono silenziosamente e velocemente quando gente grossa e stupida come me e voi capita lì attorno, facendo il rumore di un elefante che essi possono sentire a un miglio di distanza. Gli hobbit tendono a mettere su un po' di pancia, vestono di colori vivaci, soprattutto di verde e di giallo, non portano scarpe. Questa è la caratteristica dell'hobbit, perché i loro piedi sviluppano piante naturalmente dure come il cuoio e di un vello fitto, caldo e scuro come quello che hanno in testa, che è riccialuta. Non lascia niente al caso, Tolkien. Hanno lunghe, abili dita scure, facce gioviali e ridono con risa profonde e pastose, specialmente dopo il pranzo, che consumano due volte al giorno se ci riescono. E adesso ne sapete abbastanza per andare avanti. È fantastica questa introduzione. È stupenda, una delle migliori che lui abbia mai scritto. Cioè, dare la descrizione così dettagliata di una razza fantasy, esatto, non è così facile. E se poi consideri appunto che questa cosa nasce, vedi con che anni, cioè ci vuole una fantasia in cui non c'erano ovviamente mezzi di comunicazione come li abbiamo adesso, non c'era la possibilità di navigare su internet, non c'era la possibilità nemmeno di avere chissà che punti di riferimento. Forse è proprio questo che ci aiutava a sviluppare la fantasia, vero? Perché tu pensi che non avendo distrazioni. Ecco, la fantasia richiede concentrazione, vogliamo dire così? Sì, ma richiede concentrazione semplicemente perché è una sorta di matematica. Nella matematica uno deve ragionare sui numeri. Qui anche ci sono numeri. Sì. Sono i numeri del che detta l'immaginazione. Nel senso, noi diamo un ordine alle cose. Cosa creare? Creare prima i personaggi? O creare prima l'ambiente? O creare ancora prima la storia? O ancora prima il finale della storia? Io per esempio parto dal finale molte volte. Fermati qui. Fermati qui, perché noi adesso ci fermiamo per un attimo, per una brevissima pausa. Poi ritorneremo e ritorneremo insieme ad Umberto che ci racconterà dei suoi personaggi fantastici. Rimanete con noi. E allora Umberto, null 01, rifacciamolo vedere in camera, a favore di camera, eccolo qua. È un romanzo di stampo psicologico fantastico, sì, che mette in luce, da quello che leggo dalla tua scheda, ma anche da quello che ho letto del tuo romanzo, i cambiamenti continui che avvengono nella mente di una persona
toccata da un avvenimento che può essere piacevole o no. O molto stressante. Ovvero, raccontaci. Allora, Null 01 parte da un presupposto che la vita è monotona. È stato scritto in alcuni... è stato in balia, diciamo, di molti di periodi particolari in cui appunto, come si vedrà, si evince nel libro, vi sono momenti, sbalzi di monotonia e allegria, per esempio. Per prendere un passo, appunto, c'è un piccolo momento in cui Downey, preso dall'allegria, si mette a giocare. Pensate, un uomo di 40 anni, 45 anni. Downey è il protagonista del libro, è un impiegato, è un programmatore informatico. Impiegato in un'azienda che sviluppa software, che passa tutta la sua giornata battere sulla tastiera. Quindi niente di più normale, banale, direi quasi. Assolutamente. Cosa accade nella vita di Downey a un certo punto? Nella vita di Downey lui è un appassionato di biologia, studia gli insetti in particolare, e abitando in periferia, sul retro di casa sua, in questo posto imprecisato, perché non viene citato, questa terra di mezzo, lui decide di costruire una serra, sì, in cui sistema tutti i suoi utensili per lo studio di questi insetti. Preso dallo stress della vita quotidiana, dalla monotonia e dal senso di impotenza, perché lui appunto è un programmatore, non è un biologo. Quindi non si basa proprio sui numeri. Non è un insettologo, sì, si basa su numeri. Lui incontra quel muro invalicabile che è il limite della sua conoscenza di quell'argomento, che non può, perché lui studia su studi già fatti. Lui non è un insettologo, lui non è un biologo, non è uno scienziato che è di questo campo. Quindi si trova a osservare gli insetti, semplicemente. E ad un certo punto accade una cosa, esatto, imprevedibile. Questo buco questo muro viene bucato dalla novità, dall'onda della monotonia che si alza per un momento, che viene rappresentata da Lisa, un'ape di colore azzurro. Quindi ovviamente un evento molto particolare, che viene ritrovata comunque in un alveare, sotto la pioggia, in un alveare ammuffito. Si sa che le api raramente girano da sole, se non cioè vivono comunque in un alveare tutte insieme. Si trovano prese singolarmente solamente quando c'è la raccolta del polline. Comunque c'è quest'ape che sta in questo alveare ammuffito sotto un albero, sotto la pioggia, da sola, ma lui non la vede. Lui prende questo alveare perché appunto quel giorno non aveva trovato nulla. Tornando sente un bzzz in lontananza e vede uscire da una delle celle dell'alveare quest'ape di colore azzurro. Non raccontiamo il testo del romanzo, però ovviamente stravolge la sua impostazione classica, diciamo proprio quasi da numeri binari, no? Esatto. Binati e corretti. Infatti nel titolo Null 01. Esatto, raccontami perché questo titolo. Null. Allora, Null è la sigla che viene data dal computer quando una casella di testo è vuota. Prima di essere, dove noi scriviamo su Google, quando scriviamo le nostre ricerche, per i programmatori il comando è null text. Il null rappresenta il vuoto, nel senso in questo campo non c'è niente, null text, in questo campo non c'è niente, si dovrà scrivere. Il programmatore, quello che succede in testa del programmatore è questo. 01 sono le due cifre binarie che compongono ogni singolo aspetto della realtà. Anche mentre parliamo, queste sedie, questo libro, la nostra voce è tutta ricatalogata? Ricatalogata in cifre binarie, 0 e 1. Infatti ogni capitolo è accompagnato da una serie di codici binari, sì, creati, mi dici tu, per definire meglio il concetto di concretezza binaria di ogni cosa. Hai 22 anni? Sì, ho 22 anni. Un po' paura la fai. Lo dice anche mio padre.
veramente. Quando di notte mi vedo ancora al computer, veramente sto sì. scrivendo. Così è da creare quella che per te è la filosofia binaria. E poi tu mi dici quello che voglio raccontare con null 01 e come cambia la mente umana in base a diversi stati emozionali e cosa sia capace di creare quando si è sottoposti ad una vita distruttiva e stressante. Quindi addirittura ecco il posto sicuro. Sì. Vogliamo chiamarlo così, cioè davanti a un evento traumatico, perché ricordiamo che Downey c'è anche un problema di lutto personale da elaborare. C'è un no? lutto personale che è appunto nulla più di questa, di questo distrugge la vita di qualcuno. Certo. Sì, povertà, diciamo sempre basta che c'è la salute. È proprio questo quello che voglio intendere, nel senso che non è... La povertà non è il non essere andati a Gardaland per divertirsi, non è non aver visto un amico una sera che rende infelici, ma mai quanto mai rende qualcosa infelici come la morte di qualcuno. Certo. Questo destabilizza completamente l'equilibrio di Downey, che appunto è abituato alla monotonia. Dà quasi tutto per scontato. Cioè dà tutto per scontato perché è il suo lavoro. Perché sa già che quella serata, quel giorno inizierà alle 6 del mattino. Finirà alle 8 esattamente allo stesso modo. Quindi a maggior ragione l'esperienza dell'incontro con questa pina azzurra gli sconvolgerà. Sì, questa la vita. Ape azzurra, sì. Senti, ma se noi volessimo addirittura trovare un collegamento, poi adesso sentiremo il tuo pezzo, con l'anello Hobbit, che in fondo controlla la mente, controlla la volontà, tu come potresti collegare? Cosa c'è nel tuo romanzo? L'unico, che è l'anello, l'unico controlla la mente e la volontà. Mette in ginocchio chi lo trasporta. Anche il più forte dei maghi potrebbe non resistergli. Infatti nel film del Signore degli Anelli Gandalf prega Gandalf è un mago? Gandalf è un mago, è uno dei protagonisti del film e del romanzo. Prega l'Hobbit di non dargli l'anello, perché anche lui con le sue capacità e i suoi poteri magici potrebbe diventare malvagio e distruttivo. Come l'anello prende la mente e la riduce a un briciolo, la riduce a polvere d'ossa, a nulla, infatti. Qui Downey è soggiogato da forze che si faranno strada nella sua mente non a colpi di anello, ma a colpi quasi di pugni. Forze incontrollabili che fanno quello che vogliono con l'umanità. E da qui anche il riferimento che tu mi facevi e di cui non parleremo, perché le clip che manderemo oggi sono relative proprio al Signore degli Anelli e l'Hobbit, però tu mi facevi riferimento a un film che tocca proprio le dinamiche della mente, sì. Cioè Fight Club. Fight Club, sì. Fight Club è un film potente, molto potente, sì. Ai livelli di veramente di Viper Vendetta, tutti quei Donnie Darko e quei film che prendono il cervello e te lo mettono per terra praticamente. Certo. E affronta la dinamica della doppia realtà, della visione di un alter ego. Lì l'alter ego è appunto generato da se stesso, qui un alter ego sopraggiunge attraverso forze. È comunque molto simile come tematica, perché vi sono parecchie congruenze per quanto riguarda lo stress. Sì, il protagonista è stressato. Quindi comunque in condizioni di stress la mente umana, questa è quella la tua ovviamente la tua opinione, mente umana può produrre sia luoghi sicuri che luoghi insicuri. Molte volte l'ispirazione appunto proviene dal dolore, dallo stress. Certo, o da condizioni forse anche un po' alterate della coscienza, no? Determinate da stati psicologici. Ho cercato di esprimere questo. Ascoltami, anzi... noi ascoltiamo te, perché adesso scegli un pezzo del tuo libro, anche così che non sveli troppo della trama. Questo è uno dei miei pezzi preferiti perché è bello da immaginare. Ok. Allora, passò qualche minuto e Lisa, l'ave dalle ali argentate, si alzò per dirigersi giù dal precipizio. Downey scattò in piedi e protese lo sguardo verso il vuoto, incontrando quello di Lisa, solo dopo qualche momento. Era lì e la osservava da un ramo posto all'incirca a 2 metri più in basso di lui. Niente di speciale, tranne che su quel ramo vi era una borsa. Una normalissima borsa grigia che Lisa indicava con ansia e fretta. L'altezza era elevata e Downey non poteva rischiare di cadere, perciò trovò qualcosa con cui prolungare la sua persona e procedette all'operazione.
Il ramo che aveva trovato a qualche metro dalla panchina, ai piedi di un pino, squarciò la notte, mentre Lisa osservava la scena dalla prospettiva fisicamente inferiore rispetto a Downey. Ella guardava la punta del ramo avvicinarsi al centro della sua vista, per poi prendere la propria parte di iride in ognuna dei suoi occhi. Crudelmente il ramo avvinghiò la cintura della borsa e la tirò su. Lisa volava a mezz'aria, seguendo il movimento del ramo grigio. Una volta che la borsa fu tirata su, Downey l'appoggiò davanti alle sue ginocchia e l'aprì, accompagnato da Lisa, che si era leggermente adagiata sulla sua spalla. L'uomo inserì una mano nella borsa, tenendo lo sguardo verso il fondo. Vi era una lettera. Lisa strizzò gli occhi, insospettita involontariamente. Il foglio di carta era contenuto in una busta, un po' usurata dall'umidità e dal tempo. Probabilmente si trovava lì da un bel po'. Lesse: Ciao mio caro impiegato, io non conosco te e tu non conosci me, eppure ti ho visto crescere, eppure ti ho visto nascere, eppure sono ancora accanto a te. Sicuramente sarai infreddolito e spaventato, ma non preoccuparti, la tua unica occupazione sta per essere portata a termine. Avrai notato anche tu che da quando 01 è al tuo fianco stanno accadendo cose strane, tristi e non. Ne convengo, ce non aiuta il mio discorso, ma lasciati dire. Per quanto tu odi la vita, odi Dio, odi qualsiasi forza superiore, ricorda, qui, a 234 metri da terra, ci sarà sempre un posto per te, con o senza di me, o di lei. Questo sarà sempre il luogo dove ritroverai il vero me, qui, al cospetto di questo regno di lucciole. Ci fa venire molta curiosità di leggerlo, perché a parte i numeri, anche questo numero specifico, 234 metri da terra, per esatto. Te avrà un significato, evidentemente. Sì, 234 metri da terra sono è la successione tranne l'uno. E tu, ok, spieghiamolo, i numeri 2, 3, 4 sono messi in successione, sì, però manca l'uno. E certo. L'uno è lo zero, perché prima dell'uno c'è lo zero. Sì. Questi due mancano, perché? Perché, leggendo il libro, questi due numeri hanno un'importanza cruciale. Ora, non scendo nei dettagli, no. Però sono alla base di tutto. Ecco perché alla fine anche del libro vi è, perché se no uno mettersi a tradurre tutto il codice binario, l'ho fatto io per voi, c'è vi è una leggenda dei titoli, dei capitoli tradotti, sia in inglese perché i titoli sono in inglese, e il codice dei capitoli binari, che appunto sono alla fine, ogni capitolo ha un codice binario alla fine, che viene tradotto a fine libro. E ho deciso di mettere anche questa parte interattiva perché in questo tradurre modo, i codici è... entra anche, ecco, da qui si vede proprio anche la capacità ormai, insomma, con la quale ci confrontiamo tutti, di interagire con il nostro lettore, sì. Che adesso, insomma, può intervenire nelle nostre cose in maniera più diretta. Sì, per me l'interazione è essenziale. E comunicazione, condivisione, sì, certo. Assolutamente. Io devo dirti, Umberto, che al di là ora di tutto questo che io ho letto con molto piacere e ti ho incontrato con molto piacere, c'è una piccola frase del tuo testo che mi ha colpito tanto e che ripeto. È un mondo così triste il nostro, anche gli animali hanno capito. La mia è una vena un po' malinconica, però è bello che un ragazzo giovane come te abbia spaziato tra i sentimenti anche, no? In questo luogo sicuro, come lo chiamavi tu, il luogo non sicuro, il luogo dello stress, ma anche questa leggera venatura malinconica che ti accompagna e che ti rende speciale, perché credetemi, veramente Umberto è un ragazzo speciale. Il suo libro, che... ridammi un attimino, oltretutto questo bel colore azzurro, ci viene voglia proprio di leggerlo. Il suo libro è un libro particolare e consideriamo che anche la bellezza di 200 e rotte pagine, sì. Quindi è una fantasia fervida la tua, che io ti auguro di continuare a coltivare. Cosa pensi di fare della tua vita? Io ho 22 anni, ho iniziato a scrivere quando ne avevo 13. Il mio primo progetto sono stati progetti che sono stati messi come nel dimenticatoio. Sempre, come sempre nel cassetto privato. Mi sono dedicato alla scrittura di quei testi che erano racconti per bambini, racconti fantasy per bambini. Mi sono dedicato alla poesia. Ho vinto qualche concorso in giro per l'Italia, tra cui quello dell'Expo di Milano di quest'anno. È stata una bella soddisfazione e sono arrivato secondo alla poesia del numero uno d'Italia. Anche qui, appunto, hai spaziato con la fantasia, sì, anche qui. Ho deciso di buttarmi sulla poesia per poi ritornare a scrivere. Al tuo primo amore. Sì, perché comunque la poesia è molto bella.
ma il mio mondo è qui, il mio posto sicuro è qui nella fantasia. Ho provato diversi generi, ora io studio e lavoro, come tutti, come molti giovani ogni giorno che si spaccano la schiena per avere, assicurarsi, non ho paura di dirlo, si spaccano la schiena per assicurarsi un futuro, perché bene. Anche gli animali hanno capito, anche gli animali hanno capito, io studio giornalismo, sono all'ultimo anno, dovrei laurearmi in estate, sto integrando delle materie per avviarmi alla strada per l'insegnamento. Sì, sarai un ottimo insegnante. Sì. Ne sono certa. Insegnerai ai tuoi allievi l'amore per la lettura, per la scrittura. Questo sicuramente. E soprattutto insegnerai ai tuoi allievi a sviluppare la fantasia. È una cosa, molti non ne hanno. Molti non ne hanno, o la reprimono, o comunque sono, diciamo, costretti a reprimerla per condizioni magari di vita. Condizioni difficili. Di vita, certe volte perché molte persone tristemente. Però troppo realismo fa male. Troppo. Abbiamo una mente che è dotata veramente di tanti di quegli scomparti. Abbiamo il telegiornale che ci ricorda quanto è reale il mondo. Noi dateci altro. È vero. Dateci altro e fateci mangiare altro. Ti lascio con un'ultima domanda che è la mia curiosità. Hai incontrato un'ape azzurra? Sì. Sì? Sì. Ce l'hai dentro il cuore? Uh-huh. È la tua musa ispiratrice? È il suo nome in codice binario è inciso sul lato sia destro che sinistro. E allora dedichiamo questo tuo libro alla tua ape azzurra? Perché no? Ok. Bene, io sono molto contenta di questa puntata perché è stata una puntata interessante che mi ha consentito anche di confrontarmi con un genere che appunto conosco poco e mi fa tanto piacere oltretutto che un ragazzo così giovane come Umberto segua la nostra trasmissione. Assolutamente. Perché la lettura e la scrittura sono per tutti, i generi che noi trattiamo sono tutti e finora abbiamo avuto tanti di quegli ospiti che ci hanno portato una parte di sé e oggi abbiamo conosciuto una parte della produzione di Umberto che fa capo alla fantasia, ma non è una fantasia irreale, è una fantasia molto reale, è una fantasia di cui la vita dovrebbe avvalersi ogni giorno. E allora, carissimi amici, io aspetto le vostre scritture, il nostro programma si nutre di questo, vi ricordo la nostra mail, milleunastoria@tcftv.it e vi aspetto alla prossima puntata in questo salotto per chiacchierare delle vostre storie, che sono storie di tutti. Arrivederci!